Monica, partiamo da 2 anni fa, dalla vittoria storica del Mondiale. Il ricordo di quella manifestazione, quel tie-break in semifinale. Sì, è stata comunque il nostro primo mondiale, una bella esperienza. Sicuramente quella che ci ricordiamo di più è il quinto set contro il Vakhif in semifinale, ma direi anche la finale, la vittoria comunque ci ha fatto realizzare che avevamo vinto, ecco, quindi. È stato un mondiale 2 anni fa che ha iniziato, insomma, il cammino che vi ha portato quasi imbattute per 2 anni. Sì, quasi perché appena tornata in Italia abbiamo perso, però sicuramente questa squadra ha avuto, dopo il mondiale, magari molta più consapevolezza dei propri mezzi, della forza di questo gruppo e poi si è portata, ecco, negli anni. Adesso c'è questa nuova avventura, avete passato i primi 2 giorni, com'è stato l'ambientamento qui ad Ankara con il clima del torneo? Bene, dai, ieri siamo arrivati in palestra, eravamo un po' cotte dal viaggio, però dobbiamo adattarci un po' al campo perché abbiamo visto che ci sono delle luci un po' particolari tutto attorno, però è molto bello, il palasport è grandissimo, qui in hotel è tutto perfetto, il cibo mangiamo bene, quindi dai, direi che rispetto alla Cina molto meglio. Un passo in avanti. Com'è la condizione generale della squadra? Come siete arrivati a questo appuntamento? Bene, penso che quando arrivi a questi appuntamenti non pensi più se stai bene o male o se hai qualche problemino fisico, quelli sono normali, fanno parte del noi, dell'essere atleta e quindi diciamo che siamo pronte per affrontare questa competizione. Primo avversario, subito un avversario di extra lusso, il Fenerbahce, tra l'altro la squadra padrona di casa. Sarà subito un test perché qui, insomma, non si può sbagliare. No, il Fenerbahce è sicuramente una squadra molto forte, abbiamo visto che attaccanti molto forti, li conosciamo praticamente tutti a parte l'opposto, e sarà una gran bella partita e spero che riusciamo a esprimerci al meglio, ecco, e sicuramente ogni partita è importante, quindi bisogna pensarla a vincere tutte, ecco, basta. Ci sono le squadre più forti del mondo, secondo te manca qualcuno? Il quadro è completo, due turche, due brasiliane. Ma è un buon mix, dai, non so adesso il livello degli altri campionati, sicuramente c'è un buon mix di squadre molto forti e penso che sia un bel mondiale per club. Un saluto ai nostri tifosi, i tifosi dell'Imoco, che non potranno essere qui a tifare Prosecco Doc, ma lo faranno da casa attraverso i Sì, social. so che ci seguiranno in tantissimi e tiferanno da noi da casa. Noi faremo, ecco, il possibile come se siete qui con noi e quindi un abbraccio grande e ci vediamo a Treviso.